Oggi, 31 ottobre 2014, inauguriamo la 42esima mostra del progetto Arte 52. Una mostra dal titolo Terra. La Terra ci rimanda subito all'argomento di questa mostra, che è la nostra Terra ovviamente, ma è anche l'argilla o tutte le terre che poi creano la ceramica. È una mostra di ceramiche artistiche. Dirette, si potrebbe dire, cosa ci fa una mostra di ceramiche artistiche all'interno di un progetto di arte. Questo riguarda un fatto importante, è una storia, è quella storia legata alla ceramica sarda e alla ricerca che in Sardegna si compie da anni. Quindi abbiamo creduto che non potesse mancare all'interno del nostro progetto una mostra che rimanda alla grande tradizione ceramica della Sardegna, legata per esempio, mentre che adesso non c'è più, come l'isola, legata comunque alla ricerca che tanti professionisti continuano a fare ancora in Sardegna. Ci sembrava giusto e opportuno fare questo. Abbiamo scelto una città come Oristano, che ha una grande tradizione ceramica, e tre artisti che hanno esposto questa mostra più di 100 opere, per la maggior parte inedite. Un grande impegno, anche un grande impegno allestitivo e di ricerca, creato apposta per il nostro progetto di Arte 52. Spero possa piacervi e che questa, diciamo, variazione all'interno di quello che è il progetto più complesso di Arte 52 possa creare una ventata di novità e anche aprire nuove prospettive al mondo della creazione, al mondo della ricerca del nuovo, che vale sia per le opere su terra, per le sculture, come vale chiaramente per le opere in ceramica. Grazie. Tre ceramisti provengono dalla stessa scuola, provengono dall'Istituto d'Arte di Oristano, una scuola al centro della Sardegna, una scuola inserita molto bene nel panorama nazionale, una scuola che ha lavorato nel design e che ha dato a questi ragazzi l'impostazione giusta, l'impostazione della ricerca. Il lavoro è ricerca. Attraverso la ceramica si possono studiare le tradizioni, si può studiare ciò che ci viene dal passato. Avere la meraviglia del patrimonio culturale che ci viene dai nostri figoli. Oristano ha avuto questa fortuna di una grande produzione nei secoli. E loro, partendo da questo, arrivano a qualcosa di molto, molto più elevato. Non ci servono più i cocci, i piatti o quasi, non ci serve più la stoviglia tutti i giorni, ma l'arte. L'arte è indispensabile, l'arte ci porta più su. E si è fatta travolgere da questi ceramisti così passionali. La ceramica è veramente meravigliosa, una cosa a cui ci si può affezionare veramente tanto. È primitiva, eppure così attuale. Possiamo fare gli stessi gesti dei nostri antenati e provare lo stesso piacere meraviglioso nel togliere un oggetto dal forno. Con questi ceramisti abbiamo un panorama veramente particolare di tecniche diverse, di oggetti originali. Un tuffo nell'arte. Preferisco leggere una cosa anziché parlare. Questi lavori rappresentano parte della mia essenza, sensazioni ed emozioni che si materializzano plasmando la terra. Da dove arrivano io non so. Alcuni trovano ispirazione da sogni, altri sono un'espressione estemporanea che nasce quando lascio fluire l'ispirazione naturale. E due parole su quest'opera. Allora, quest'opera si ispira a un sogno molto particolare che è venuto a visitarmi durante la notte. E infatti l'ho intitolato Ad occhi chiusi. È una cosa che puoi percepire solo ad occhi chiusi, l'indefinibile. Allora, Graziella, quest'opera molto complessa si compone intanto di diversi pannelli. Con che tecnica li hai realizzati? La tecnica del bassorilievo, la scultura a bassorilievo. Ognuno di questi pannelli Ognuno. ha una complessità, vedo, insomma, una ricerca di forma dove si parte da un mondo centrale e poi gli elementi dell'acqua, dell'aria, della terra e del fuoco sono inseriti all'interno di quest'opera. Sì, sono rappresentati tutti gli elementi della terra, cioè sì, gli elementi che compongono il nostro universo. Comunque la a terra, acqua, aria e fuoco. No.
Compare anche il simbolo del gufo diverse volte e anche altri simboli come il serpente, eccetera. Quindi questi sono rimandi sia a delle simbologie, diciamo, occidentali che anche un rimando orientale. Sì, assolutamente. Sono un rimando, un ricordo attavico probabilmente dell'uomo, no? Il serpente che rappresenta una divinità, inteso perlomeno come una divinità, lo stesso le civette, non sono i gufi, sono le civette che rappresentano l'aquila della notte, la magia, la sapienza, la conoscenza. Quindi comunque in ogni tavola c'è un racconto, ogni tavola a sé è un racconto, ogni racconto richiama sia la mia sardità che a ogni elemento che compone la natura. In effetti l'unica rappresentazione umana qui è la dea, che diciamo prende un po' tutte le tavole e diventa l'elemento comune, questa dea madre terra. Sì. E l'elemento anche naturalistico è molto presente, perché la Sardegna tanto è un'isola, quindi abbiamo elementi marini come i pesci, come le stelle, eccetera, che sono proprio il luogo dove tu vivi, quindi c'è un legame forte con la terra anche. Sì, con la terra, col mare, sì, con tutti i suoi elementi. Ho voluto rappresentare anche comunque la nostra radice, che è intesa sia come radici della dea, ma anche come radici storiche, con i reperti archeologici, con i nuraghi. Come nasce questo discorso delle zie, che in sardo vuol dire le zie, insomma le madri, le signore? Nasce tempo fa, però sono venute alla luce in modo molto spontaneo, almeno queste in mostra, perché sono nate quasi che volesse uscire da dentro, dalle mani, e infatti poi sono nate piano piano, prima con qualche tentativo, poi si è arrivati all'essenzialità di alcune donne, e mi è piaciuto dedicare le zie a delle donne che hanno comunque segnato i momenti della mia vita. Ogni opera quindi è unica. Ogni opera è unica, infatti sono tutte diverse, tutte fatte una per una, pensando non direttamente a quelle persone. Una volta finite, si è avuta l'esigenza di dare un nome a tutte le opere. Allora, il nome è come se l'oggetto chiamasse il nome di quella zia. Era un connubio tra il nome, tipo, non so, zia Ninna, che mia mamma è fatto proprio per quella. Per quell'opera. Tecnicamente come hai lavorato? Allora, sono delle opere in ceramica, in terracotta, rivestite con degli smalti, con delle cristalline, con dei lustri, qui tutto qui. E c'è anche una ricerca di razionalizzazione delle forme, nonostante sì, tu abbia una grande conoscenza di quella sì, che è il costume sì, sardo, quella che è la tradizione. Sì, infatti io parto dalla riproduzione dei costumi sardi, cercando di curare i particolari, però in questo caso ho cercato di, come si può dire, spogliare di molti fronzoli il costume sardo, che è bellissimo, cercando di arrivare all'essenziale, quindi trovando per ognuna un particolare che caratterizzasse, pur restando zia.